Grazie Fabio, grazie. Mi hai messo un po' in difficoltà per i tuoi elogi eccessivi. Valgono senz'altro per il dottor Stagnaro, Sergio Stagnaro. Per quanto mi riguarda, tu sai benissimo che quando tu mi dici che le scoperte sono eccezionali, dico ma Fabio, non ho fatto niente, ho avuto delle intuizioni, poi ho fatto le ricerche, sono stato fortunato anche, no? Giusto? Quindi diciamo così. Fortunato sei stato di sicuro, perché siamo stati tutti fortunati. Certo, certo. Sì, a volte conta di più l'intuizione che tutto il lavoro analitico che si fa in laboratorio, il quale è importante perché poi noi l'abbiamo dovuto fare, perché dopo che uno ha un'intuizione, un'idea, poi deve metterla in pratica, fare tutte le ricerche. Adesso vi farò vedere quali ricerche abbiamo fatto e quindi diciamo così siamo riusciti a capire molto meglio come funziona la regolazione epigenetica. Fabio tra l'altro mi ha semplificato il lavoro mio di stamattina e lo ringrazio, perché stamattina sono debolissimo, sono arrivato qui a Roma e mi è venuta la febbre, influenza, quindi mi scuso, ma cercherò di essere anche un po' più breve perché faccio un po' fatica. Comunque, e rimango seduto, va bene? ecco, allora, come diceva Fabio, l'idea che ho avuto, che mi ha messo sulla strada della scoperta del codice epigenetico, un'idea di molti anni fa purtroppo, della metà degli anni Ottanta, il primo lavoro scientifico che ho fatto è su Cancer Letter nel 1988, in cui già in quell'articolo, tra gli scopi e gli obiettivi, dicevo che quel lavoro veniva fatto per dimostrare che le cellule tumorali erano cellule che potevano essere riprogrammate e che le malattie tumorali erano malattie reversibili. Naturalmente un'idea di questo tipo alla fine degli anni Ottanta era considerata completamente eretica, no? Cioè, come diceva Fabio, tutti stavano spendendo un sacco di soldi nella ricerca sulla sequenziazione del codice genetico, e uno che si sogna una mattina che esiste un codice di regolazione che sta sopra al codice genetico, io mi ricordo, ero considerato un bravo medico, ma quando ho avuto questa idea i miei colleghi mi dicevano: ma guarda poveretto come sei ridotto questo qua che era così bravo e adesso è andato fuori di testa. Ok, allora quella volta non mi sono scoraggiato e ho detto: se avete ragione voi smetto, però se ho ragione io non mi fermo. E non mi sono fermato, anche perché l'ostacolo che avevo avuto in quel momento, che era quello di non poter fare delle ricerche approfondite sui singoli fattori epigenetici di cui adesso parleremo, li ho affrontati molto più avanti, mi hanno permesso di non sbagliare strada, perché appunto se io avessi avuto i soldi per fare una ricerca molto analitica mi sarei perso nei meandri di una ricerca impossibile da risolvere in quei momenti, sarebbe stato come cercare l'ago in un pagliaio e non si sarebbe mai trovato. Perché dico questo? Perché un'altra fortuna che ho avuto è appunto pensare che cosa succede nella regolazione epigenetica, ma da un punto di vista mentale, cioè proprio raffigurarsi mentalmente come avvengono questi processi di regolazione. Ed è quello che ho fatto. E questo mi è stato molto utile perché mi ha fatto capire questa riflessione puramente teorica, insomma, no? Che sarebbe stato completamente sbagliato andare subito alla ricerca dei singoli fattori e fare uno studio molto analitico. D'altra parte io per formazione ero un medico tradizionale, nel senso che avevo studiato all'Università di Pavia, mi avevano insegnato certe cose, quindi la mia mentalità era: vado a cercare le singole sostanze, vedo tutti i meccanismi d'azione, eccetera, eccetera. Invece non l'ho potuto fare e questa è stata la mia fortuna, perché come capirete la regolazione epigenetica avviene in modo completamente diverso da quello che pensa, rispetto a quello che pensa la medicina tradizionale, in una visione molto meccanicistica, riduzionista, per cui vede il formarsi della vita come una serie di meccanismi puntuali, di reazioni una collegata all'altra e così via,
se fosse così, se la vita si formasse in questo modo, non ci sarebbe mai stata la vita sulla Terra, perché i tempi richiesti in una situazione del genere sarebbero lunghissimi. Invece la vita, vedrete, che si forma e si realizza e si concretizza sulla base di informazioni molto precise e che sono, funzionano quasi come delle app dei computer, non so se mi spiego. Capirete adesso nell'esposizione che faccio che l'informazione deve essere completa e ridondante, cioè esattamente l'opposto di quello che pensa la medicina ufficiale, che deve essere precisa, analitica, puntuale. Le target therapy, le terapie intelligenti contro il cancro, però sappiamo che sì, ci sono dei risultati anche importanti, ma sfortunatamente poi nella maggior parte dei casi la malattia dopo un periodo di controllo spesso evolve. E allora, appunto, per farla breve, qual è stata l'idea che avevo avuto? Qui con Ernesto Burgio abbiamo avuto la fortuna di conoscere il professor Lorenzo Tomatis, che è diventato negli anni 80, fine degli anni 80, anzi metà degli anni 80, direttore generale dello IARC, dell'Agenzia Internazionale del Cancro di Lione, che è la più importante agenzia del mondo sullo studio dei cancerogeni ambientali. Lui, proprio lui come persona, aveva iniziato a fare delle monografie, a pubblicare delle monografie come IARC, facendo un lavoro enorme, convocando tutti gli esperti mondiali su certe sostanze che si sospettavano cancerogene, quindi commissioni, lavori, cioè analisi molto raffinate e complete, e poi alla fine, come sapete, lo IARC classifica le sostanze cancerogene in cancerogeni certi, probabili e possibili, a seconda delle evidenze che ci sono, che adesso non vale la pena di chiarire perché sennò non abbiamo tempo. Leggendo quelle monografie e quindi le ricerche scientifiche che erano pubblicate, una cosa mi aveva colpito, un'osservazione mi aveva colpito, che riguardava i diversi effetti che le sostanze cancerogene hanno durante la gravidanza. In pratica, se voi somministrate queste sostanze nel periodo in cui si formano tutti gli organi apparati, ovvero dell'organogenesi, non riuscite mai a indurre tumori nella prole. Finita l'organogenesi, inducete tumori nella prole. Allora la domanda era: ma perché prima no e dopo sì? Che cosa succede prima? Succede che da un'unica cellula staminale totipotente, che è l'uovo fecondato, attraverso i stadi successivi si differenziano le cellule pluripotenti, multipotenti, oligopotenti, cellule in via di differenziazione definitive completamente differenziate. L'idea è stata: durante queste fasi precise, specifiche del differenziamento, esistono delle sostanze che impediscono l'installarsi degli errori durante la vita embrionale, durante l'organogenesi. In pratica arriva un cancerogeno da un'alterazione, una mutazione, un'alterazione epigenetica o altri tipi, e però queste alterazioni vengono corrette. Allora l'idea era: allora esiste un codice di regolazione che sta sopra il DNA, e questo codice adesso lo vado a studiare. La fortuna che avevo avuto è stata a quel punto doppia, ecco perché quando Fabio mi fa tanti elogi dico: no, guarda che veramente sono andato a scegliere l'embrione in quel momento là, ed è l'unico momento della vita in cui questo codice epigenetico è completo in tutta la sua interezza. In pratica, in quel momento c'è la possibilità di studiare la regolazione di tutti i geni, di tutte le cellule, di tutto il nostro corpo. Ed è quello che ho fatto a questo punto. Dico: vabbè, adesso sono stato doppiamente fortunato, ho avuto intuizione, anzi triplemente fortunato, ho avuto intuizione, ho capito che non bisogna andare a cercare le singole sostanze, ho capito che ci sono tutti i fattori, andiamo avanti a questo punto. No? Avevo bisogno di collaborazioni, ovviamente, perché... E poi nella vita queste si trovano finalmente, perché poi, diciamo, le diffidenze nei miei confronti a un certo momento sono state superate, perché quando appunto all'inizio di questo secolo è stato sequenziato tutto il DNA, e in quella occasione Clinton aveva fatto un discorso un po' pomposo dicendo: finalmente abbiamo capito qual è
il linguaggio di Dio, allora quando ho sentito quell'espressione ho detto vedrete adesso che quello non è affatto il linguaggio di Dio ma che dovete andare a cercare altrove. E infatti subito dopo c'è stato un disorientamento della comunità scientifica e da lì in poi le ricerche che avevo già pubblicato ma in riviste non molto importanti, ho perso un mucchio, cioè, pubblicavo sul cancer, c'era l'Accademia dei Marker Tumorali, era quella, l'unica che aveva una rivista, il Journal of Tumor Marker Oncology, che è già una rivista importante, che è indicizzata su Index Medicus, Science, Citation Index, ma non c'è su PubMed. Quindi una quarantina di lavori pubblicati lì non sono presenti su PubMed, ma dopo sono tutti presenti perché appunto quando hanno capito che quei lavori erano giusti, allora ho potuto pubblicare, adesso non ci sono più difficoltà. E in pratica la ricerca qual è stata? Prima di tutto, come diceva Fabio, abbiamo dovuto scegliere un modello del differenziamento embrionario che fosse conosciuto, abbastanza conosciuto e facile da allevare, e la scelta è caduta sullo zebrafish. Adesso appunto abbiamo messo un allevamento a Trieste con un biologo molecolare, un biologo marino molto bravo, e lì facciamo, come diceva Fabio, un controllo molto preciso di come avvengono tutti i fenomeni di differenziazione cellulare. Abbiamo preso queste 5 fasi del differenziamento e abbiamo studiato le varie molecole che costituiscono questo network di differenziazione. In pratica si tratta per il 98% di proteine a basso peso molecolare, vedete qui ci sono queste proteine che questi qui sono i pesi molecolari, il 50% di queste proteine ha un peso molecolare inferiore a 40 kD, il restante 50% tra 40 e 97 kD. Questo è importante perché, come vedrete, questi fattori possono essere, per questa piccola dimensione delle proteine, assorbite per via sublinguale. E poi con un lavoro molto più analitico e lungo, ecco qui l'abbiamo fatto il lavoro analitico, ma dopo, all'inizio, qui un lavoro più recente in cui abbiamo individuato una a una tutte le proteine che compongono quel network, che sono proteine molto importanti per il controllo del metabolismo cellulare, in pratica il metabolismo mitocondriale, sono chaperonine importanti nella comunicazione tra le cellule e così via, sono proteine della risposta immunitaria, dello shock termico, che hanno un'importanza nella risposta immunitaria, insomma sono proteine che sono importanti per tutto il metabolismo della cellula. Accanto a queste ci sono dei microRNA con attività regolatoria e altre parti di acidi nucleici che hanno questa attività e sono il 2%. Abbiamo preso questi fattori e li abbiamo... queste proteine, come voi vedrete adesso qui l'analisi non è possibile farle in modo analitico, ma noi le prendiamo dallo zebrafish, ma alla fine sono proteine del nostro corpo, quindi perché lo zebrafish ha più del 90% di proteine che sono la stessa specie umana, quindi i nostri prodotti contengono in fondo delle proteine che sono le stesse del nostro corpo. E se voi mi chiedete ma che senso ha una terapia che somministra i fattori che fa, il senso è che noi ci ammaliamo di cancro o di malattie croniche degenerative perché abbiamo consumato tutti questi fattori che correggono i danni a cui il nostro organismo va incontro nell'arco della vita, per cui alla fine quando abbiamo consumati tutti non ne abbiamo più e ci ammaliamo. È come curare il diabete, manca l'insulina, gli diamo l'insulina. Qui è più difficile curare i tumori o la neurodegenerazione, come vedrete, però dei risultati ce li abbiamo abbastanza confortanti e adesso stiamo andando avanti per cercare di migliorare sempre di più la terapia. Quindi si tratta di proteine della specie umana e abbiamo trattato dunque in vitro prima e poi in vivo anche con trial clinici le persone affette da tumori. Qui c'è, come detto, una curva di crescita rallentata per l'80% del glioblastoma multiforme, che è un tumore molto aggressivo del cervello. Questo è il melanoma, che viene rallentato per il 40%, ancora più maligno, del glioblastoma. La mammella qui viene rallentata poco, ma è un tumore ben differenziato
e vedrete che con questa prima fase del differenziamento non rallenta poco, ma con le fasi successive, perché noi poi abbiamo studiato tutte le fasi e come funzionano le diverse fasi nel rallentare i diversi tipi di tumori, ci sono delle differenze, le vedrete adesso. Questa è la leucemia linfoblastica acuta che viene rallentata praticamente al 100%, e questo è l'adenocarcinoma del rene che viene rallentato solo dopo 48 ore, non a 24, ma capiremo presto perché. Andando avanti con le altre fasi, come vedete, le curve si ripetono. Ecco il tumore della mammella, vi dicevo, in questo caso addirittura che è ben differenziato, qui risponde molto bene ai fattori più avanti del differenziamento, perché dobbiamo differenziare delle cellule che sono vicine alla differenziazione definitiva. Questa è la leucemia linfoblastica acuta, adenocarcinoma del rene, eccetera. Ripete le stesse curve. Ma perché c'è questo rallentamento? Come vi avevo detto, l'idea era che questi fattori agiscono da regolatori epigenetici e quindi accendono o spengono geni. In questo caso siamo andati a vedere, trattandosi di tumore, se noi eravamo in grado di attivare un gene che si chiama oncorepressore P53, che produce questa proteina P53, vedete quella colorata in rosso lì, ed è una proteina qui nel glioblastoma prima del trattamento, e questo dopo il trattamento, vedete che la proteina è molto più concentrata all'interno delle cellule del glioblastoma. Che cosa significa questo? Che i nostri fattori hanno regolato questo gene glucorepressore, l'hanno attivato, questo gene ha prodotto proteina P53, la proteina P53 ha bloccato il ciclo cellulare, poi ha fatto due cose che abbiamo visto e che abbiamo pubblicato. In pratica queste proteine e questi fattori microRNA sono in grado di attivare una cascata di geni a valle che porta la cellula a riprogrammarsi. In pratica si tenta di correggere i danni che sono all'origine della malignità. Se i danni non sono troppo gravi e sono riparabili, vengono effettivamente riparate e le cellule si ridifferenziano. Noi abbiamo visto che i marker del differenziamento sono aumentati di molto, quindi le cellule sono differenziate, non sono più maligne. Ma che cosa osserviamo anche? Osserviamo contemporaneamente anche un aumento dell'apoptosi. Questo significa che tutte quelle cellule che non possono essere riparate perché le alterazioni sono troppo gravi vengono indotte a morire spontaneamente, vengono attivati i geni della morte cellulare programmata e le cellule muoiono. Quindi o che muoiono o che si differenziano, l'importante è che escono dal giro della moltiplicazione. Questo qui è un meccanismo d'azione nel adenocarcinoma del rene diverso, in cui dimostriamo che lì il rallentamento a 48 ore, non a 24, è dovuto a un altro meccanismo di regolazione. Si tratta di una regolazione post-traduzionale sulla proteina del retinoblastoma, che è un fattore di restrizione del ciclo cellulare. In pratica noi cambiamo il rapporto tra la forma fosforilata e non fosforilata di questa proteina a favore della forma non fosforilata, cambiamo il rapporto, e quella è quella che blocca il ciclo cellulare. Quindi è un altro tipo di regolazione. La prima era una regolazione trascrizionale, cioè noi agivamo direttamente sull'accensione genica. In questo caso agiamo molto più a valle, cioè nel momento in cui la proteina del retinoblastoma è già stata sintetizzata e cambiamo lo stato di fosforilazione. Questo qui adesso lo saltiamo. Come diceva Fabio, questi sono i dati clinici sul epatocarcinoma, in cui abbiamo avuto il 20% di regressione in fase avanzate. Vedete che qui, per esempio, appunto, c'era un tumore che comprendeva tutto il settimo segmento. Qui c'era una trombosi neoplastica nella vena porta. Oggi sono un po' rallentato, mi scuso, ma non è colpa mia. e vedete infatti che l'ecografia dimostra che il sangue non passa nella porta, poi dopo sei mesi non c'è più niente nel tumore, e si è riaperta anche la porta e quindi il trombo neoplastico è sparito. Questo è molto importante, perché quando c'è una trombosi della porta la sopravvivenza è molto breve dei pazienti. Qui invece abbiamo e qui un altro caso di un tumore multifocale in fase avanzata che viene completamente riprogrammato. Questi noduli non sono più neoplastici, ma sono arterie prese di infilata.
alla fine, come vedete, noi abbiamo un aumento della sopravvivenza molto significativa tra chi è stato trattato e no, e questo aumento del 60, dove a 36 mesi abbiamo ancora il 60% di 65% di sopravvivenza, gli altri il 10%. Questo aumento della sopravvivenza riguarda anche i casi di non progressione, che sono il 16%. Quindi tutto sommato abbiamo avuto circa il 40% di risposte positive, e anche quelli che non sono regrediti ma che si sono rallentati sono sopravvissuti molto più a lungo. Quelli che sono regrediti completamente, alcuni sono ancora vivi, quindi è andata bene. Ma come vi dicevo, la fortuna che avevo avuto era di aver capito che potevo studiare tutte le diverse frazioni del codice epigenetico, è la cosa che ho fatto, andando a studiare bene come avviene il differenziamento cellulare nelle prime fasi, ci sono le divisioni asimmetriche, poi simmetriche, eccetera, eccetera, queste le tralasciamo. E diciamo che il differenziamento cellulare è un differenziamento che coinvolge tutte le cellule del nostro corpo, cioè quindi 252 tipi di cellule, passando da una cellula totipotente fino a quella differenziata. Qui vedete vari tipi di differenziamento. Allora, a questo punto abbiamo provato a vedere cosa succede trattando con i nostri fattori non le cellule alterate come quelle tumorali, ma le cellule normali, cioè le cellule staminali adulte prese dal tessuto adiposo. Qui l'abbiamo fatto, è una ricerca che ancora sta andando avanti, sta dando risultati molto importanti, soprattutto nella rigenerazione tessutale. Infatti abbiamo pubblicato recentemente un lavoro con l'Università di Bologna, il professor Ventura, il cui titolo è La rigenerazione tessutale senza trapianto di cellule staminali. Cioè, in pratica siamo riusciti a rigenerare i tessuti anche senza aver fatto il trapianto di cellule staminali. E questo è possibile perché, andando a vedere gli effetti benefici che sono presenti dopo il trapianto di cellule staminali, queste non sono dovute alle cellule trapiantate, ma ai fattori che loro producono. I fattori che loro producono sono quelli che noi prendiamo e quindi li somministriamo, e abbiamo questi risultati del differenziamento. Quindi noi a questo punto possiamo intervenire in una serie molto ampia di malattie, come diceva anche il dottor Pulicana. Cioè, in pratica noi i nostri fattori non li usiamo solo nei tumori, ma nelle malattie neurodegenerative, dove abbiamo fatto degli studi, nella rigenerazione tessutale, come anti-aging e così via. Queste sono tutte le possibilità di trattamento con i fattori epigenetici in tutti i diversi tipi di malattie. Vedete, ce ne sono tantissime. Nel Parkinson, come vi dicevo, la medicina cerca sempre le soluzioni più complicate per risolvere i problemi. Noi invece usiamo la complessità della vita cercando di non complicare invece le terapie. E adesso quasi finito, qui è il trapianto di cellule staminali che viene fatto nel caso del Parkinson o dell'infarto del miocardio con cellule staminali, però i risultati non sono brillanti. E invece con i nostri fattori abbiamo dimostrato i risultati molto brillanti nella neurodegenerazione delle cellule dell'ippocampo, dove abbiamo visto che i nostri fattori prevengono più del 75% della neurodegenerazione e anche curano la neurodegenerazione. Adesso qui ci sono tutti i lavori che sono stati già pubblicati, vi tralascio la descrizione analitica del singolo lavoro, però è così. La stessa cosa l'abbiamo vista nella psoriasi, rallentiamo quindi la formazione, adesso arriviamo al dunque, perché giustamente Giorgio Terziani ha parlato del concerto della vita, e in effetti la vita adesso vedrete che è proprio un concerto. Qui noi usiamo la frazione per rallentare le cellule staminali normali del cute, in questo caso, nel caso di psoriasi,
Ma se noi vogliamo fare un trattamento anti-aging, siamo in una fase completamente diversa da questa che rallenta la psoriasi, non so se mi spiego. Quindi, ed ecco che adesso viene fuori, qui vabbè, questi qui è il trattamento dei casi di psoriasi, che naturalmente sono molto, cioè in questo caso è molto più facile correggere la psoriasi che non i tumori, e quindi diciamo in un mese noi abbiamo già l'80% di miglioramento clinico dei malati con psoriasi, è molto superiore quindi a quello che... E poi qui c'è questo integratore che appunto c'è Integrity Age, e proprio ieri, non c'è Stagnaro, però mi ha mandato una mail, che poi ve la leggo un attimo, ieri, dicendo io non riesco a venire, vai tu, leggi questa mail che ti ho mandato. Ecco, qui così come vedete, queste sono tutte le diverse frazioni proteiche in tutti i diversi stadi del differenziamento, i 5 stadi più la miscela dei 6 stadi. Questi sono esattamente come funzionano questi fattori sulle cellule staminali adulte, e voi vedete che alla fine noi abbiamo una quota di questi fattori che rallenta sostanzialmente la moltiplicazione delle cellule staminali che noi usiamo nella psoriasi del tumore, e un altro che invece diciamo così tiene giovani le cellule staminali. Ad esempio queste prime fasi qua, le prime due, noi abbiamo visto che queste fasi attivano dei geni staminali, i 4 geni che Yamanaka aveva con un retrovirus introdotto in una cellula connettivale differenziata, un fibroblasto, e l'aveva trasformato in cellula staminale pluripotente indotta. Per questo aveva preso il Nobel nel 2012, la ricerca era molto importante dal punto di vista teorico, dal punto di vista pratico è nulla, perché le sue manipolazioni bloccano le cellule pluripotenti in una fase continua di moltiplicazione, per cui non si differenziano più, e poi dopo bisogna trattarli in altro modo. Invece noi li teniamo accesi in modo naturale, spontaneo, e aumentiamo quindi la durata della vita impedendo il taglio dei telomeri, e poi aumentiamo anche e impediamo la senescenza. Allora vediamo se riesco a leggervi. La leggiamo dopo, che siamo un po' in ritardo. Un minuto, giusto? Sì. No, una cosa importante. Le cose che stiamo osservando, ad esempio nelle compressioni, e questo qua sono due casi, in una discopatia cervicale con parestesie all'arto e perdita completamente della muscolatura della mano, in tempi veramente brevi c'è stata una scomparsa delle parestesie che durava anni e una ricomparsa del muscolo. E questo è un caso unico, questo è assolutamente eclatante. Evidentemente in questo caso non si tratta di un'azione sulle staminali, perché è troppo rapida nel nervo. Io sto pensando veramente a un reset epigenetico, cioè, e questo sarebbe veramente un utilizzo nuovo, nel senso, se noi lavoriamo a livello dei mitocondri, a livello del microcircolo, ma contemporaneamente con questi prodotti qua, probabilmente c'è la possibilità di fare un reset epigenetico, quindi c'è un reale ringiovanimento delle cellule che si trovano in uno stato di sofferenza. Questa è forse la frontiera nuova di questi prodotti qua. Ecco perché è importante, quindi tumori, rigenerazione, ma reset epigenetico. Un'ultima cosa per dire che c'è anche il self-food nel nostro protocollo. Noi utilizziamo nella rigenerazione del sistema nervoso o anti-aging i nostri fattori unitamente al self-food, perché come diceva Giorgio Terziani, l'ossigenazione dei tessuti è molto importante, e soprattutto dei mitocondri, e i nostri fattori agiscono in sinergia con questo altro prodotto e quindi i risultati migliorano moltissimo. Grazie.